La mia presenza qui è per dire alla comunità di Rovigo che noi ci siamo, che ci siamo non solo per ascoltare ma anche per trasformare le loro idee in progetti realizzabili. È una corsa contro il tempo rispetto ai bandi che ci sono e ci saranno ancora. L'altro giorno ero in collegamento video con i nostri amministratori della città metropolitana di Milano. Mai ci sono stati tanti bandi in così pochi mesi come quelli che le nostre città e i nostri territori stanno vedendo, che toccano le scuole, gli asili nido, toccano l'efficientamento energetico di tutte le strutture pubbliche e private, toccano i centri storici, le periferie, le aree industriali, quelle artigianali. Ogni luogo fisico e territoriale è toccato da investimenti coperti da risorse comunitarie e la città di Rovigo ha il nostro massimo sostegno. Sono stato dal sindaco Edoardo Garfeo con la presidente del consiglio comunale, abbiamo avuto una lunga conversazione sulle prospettive e sul lavoro fatto in questi 2 anni e mezzo, ho ribadito il pieno sostegno del Partito Democratico al lavoro che l'amministrazione Garfeo sta facendo e ho chiesto la massima lealtà, perché il Partito Democratico c'era, c'è e ci sarà, sosterrà l'amministrazione con grande forza e grande lealtà, sosterrà l'amministrazione anche con gli interventi che spesso un partito nazionale come il Partito Democratico fa in sede nazionale, ma quello che non potremo mai accettare e sostenere sono alleanze con i nostri avversari politici, a partire dalla Lega. Siamo alternativi. Siamo alternativi alla Lega, abbiamo una visione di società completamente diversa, si possono fare valutazioni comuni, ma non si amministra con loro. Quindi noi lavoreremo insieme, sosterremo l'amministrazione, con l'amministrazione seguiremo le dinamiche territoriali connesse alle vicende provinciali e subprovinciali. Ma deve essere chiara la distinzione tra Partito Democratico e la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, tutto il centro-destra. E sono sicuro che con il segretario provinciale l'amministrazione rafforzerà l'impegno del Partito Democratico e chiedo anche a Nadia, nella sua funzione di Presidente del Consiglio Comunale, di proteggerla l'amministrazione. E ovviamente abbiamo in testa i progetti del PNRR, abbiamo in testa la certezza che il Polesine è uno snodo logistico fondamentale e non ci voleva certo Amazon per capirlo, lo sapevate anche voi. Lo snodo strategico di questo territorio tra l'Emilia Romagna, la Lombardia e ovviamente il Veneto di cui fa parte e le 3 province diciamo più naturalmente vicine, penso a Padova, Verona, Venezia, e fanno di questa terra una terra che al tempo della società digitale, al tempo dell'esplosione del commercio elettronico, al tempo dei pacchi che vanno da una parte all'altra del paese, questo snodo logistico, uno snodo logistico su cui bisogna investire, così come bisogna investire, ma questo lo vedremo durante la Gorà, sulla metalmeccanica, sull'alta innovazione tecnologica applicata alla meccanica, sul distretto ittico del Basso Polesine, sulla cantieristica navale che è un modello. Insomma, sono tanti temi, li toccheremo oggi, sapendo che veniamo da un decennio in cui avete perso 12.000 abitanti e questo deve far riflettere. Questo deve far riflettere. Lo dicevamo con il sindaco oggi e con Nadia, il segnale dell'università a Rovigo, un segnale che va esattamente contro quella tendenza e queste sono le operazioni che vanno sostenute. E sulle agorà poi diremo durante il dibattito questa sera. Mi consentirete di fare gli auguri al mio compagno di vecchia data e amico Andrea Martella, mio segretario regionale del Partito Democratico. Andrea è andato a sostegno
pieno della federazione di Rovigo, ma devo dire di tutto il Veneto, e Andrea saprà costruire, diciamo, questa comunità aperta nella quale noi crediamo molto, senza steccati.